Ciao a tutti, raga, bentornati a un nuovo video. Oggi video fuori programma, perché? Perché è uscito un nuovo evento che ci aspetta durante questo mese che arriverà. Partirà per la precisione dal 31 di gennaio e durerà all'incirca un mese, fino al 28 febbraio. Allora, di cosa si tratta? Beh, si tratta dell'evento Prove del Re. Che cos'è? Beh, sta per uscire al cinema il film Marvel di Black Panther. Allora, naturalmente, come è consuetudine, nel game appare un evento legato a questo nuovo film in uscita. Tra l'altro, molto bello a mio avviso, andatevelo a vedere che sicuramente meriterà molto. Allora, andiamo ad analizzare meglio questo nuovo evento, anzi, per la precisione, gli eventi sono due in realtà, perché si è aperto anche un altro evento, sempre della durata di un mese. Uno di quegli eventi, diciamo, vi ricordate l'evento Goldblum, ad esempio, gli eventi, diciamo, considerati difficili. Non i primi tre capitoli, ma il quarto sicuramente lo sarà. Io me ne sto occupando, naturalmente, perché il tempo materiale è quel che è per fare i video, quindi adesso farò, oggi parleremo dell'evento delle prove del re, dopodiché, prossimo video, caricherò sicuramente, prossimo o massimo quello dopo, caricherò anche la guida su come affrontare al meglio questo nuovo evento qui difficile. Partiamo subito con l'analizzare nel dettaglio di cosa è composto questo nuovo evento. Allora, le prove del re praticamente assomiglia al laboratorio di MODOK, ma non è proprio la stessa cosa. Adesso vi spiego molto bene. Allora, è un set di 6 eventi ciclici più 1, quindi 7 eventi in totale che si ripetono ciclicamente per 4 settimane di fila, quindi l'evento dura esattamente 28 giorni. Di cosa è composto esattamente? Allora, l'unica differenza importante in questo caso qui è la difficoltà, perché ci sono sempre quattro difficoltà a disposizione, con però una differenza fondamentale. Voi ogni giorno, così come era il laboratorio di MODOK che andava avanti ogni 8 ore, qui in questo caso ogni giorno potrete partecipare a questo evento che dura 24 ore ogni giorno, chiaramente essendo 7 eventi per 7 giorni. Però la differenza sta qui, voi potete scegliere di partecipare a solo una difficoltà per giorno. Quindi, se per caso dite ok, io voglio premi migliori, vado dentro, vado a difficoltà, cioè difficile, diciamo sopra, anzi, vado in quella maestro, facciamo la difficoltà più difficile possibile, provo quella maestro, vado dentro, mi accorgo purtroppo per me che ho fatto un errore, nel senso che, ahimè, la difficoltà era troppo elevata, oppure il numero di pozioni che devo usare è troppo alto, voglio rinunciare. Allora, cosa significa? Se rinuncio, rinuncio alla possibilità di partecipare a quell'evento della giornata, quindi quell'evento di 24 ore me lo sono comunque perso perché ormai sono uscito, per di più chiaramente ho perso i premi. Non posso naturalmente rientrare in difficoltà difficile, normale o facile. Quell'evento per quella giornata lì di 24 ore è andato. Perciò ricordatevi questo, raga. Entrate nella difficoltà che sapete essere alla vostra portata, altrimenti scordatevi di poter riprovare quella giornata lì e vi siete perso uno dei 28 giorni di questo evento ed è un gran peccato perché i premi sicuramente c'è da dire che sono particolarmente interessanti, soprattutto le difficoltà più alte. Di cosa sono composti questi 7 eventi? Sono degli eventi a tema, nel senso ogni giorno ci saranno dei buff applicati ai nemici in base al tema di questo evento. Abbiamo, diciamo, dei temi divisi come? Allora adesso ve lo vado a leggere uno per uno e vediamo di analizzarli. Abbiamo il primo giorno si parte col percorso del cuore. I combattimenti, diciamo, più che altro sono focalizzati intorno alla rigenerazione e degenerazione. Principalmente qui dicono, io sto leggendo per voi dal blog americano, qui dicono tra parentesi, principalmente rigenerazione. Ci chiediamo? Portatevi un po' di scorta di pozioni se pensate che ci sia parecchia degenerazione. Il secondo giorno, percorso del tempo. Il percorso del tempo, diciamo, si focalizza più che altro sui limiti di tempo e sugli effetti basati sul tempo, quindi ci aspetteremo dei buff di quel tipo lì. Il terzo giorno c'è il percorso della resilienza, con naturalmente anche qua ci aspetteremo dei buff focalizzati sulle abilità difensive, quindi tipo aumento di resistenza energia, aumento di resistenza fisica, armatura più, eccetera. Quarto giorno, percorso dello spirito. E qui i buff si concentrano sulla crescita potere e sull'assorbimento potere. Chiaramente sarete voi ad aver assorbito, vedete assorbito il vostro potere, magari se assorbisse il potere avversario. Quinto giorno c'è il percorso della conoscenza. E qui i buff, diciamo,
si alterneranno in un modo un po' strano, nel senso che qua, almeno secondo quello che dicono in America, si focalizzeranno sul cambiare il normale corso della battaglia. Frase enigmatica e strana. Allora qui chiaramente potrei aspettarmi un qualcosa tipo flagello, ad esempio. Potrei aspettarmi qualcosa come trasfusione. Potrei aspettarmi qualcosa anche pensato di nuovo per cambiare il corso della battaglia, tipo dopo un tot di combo subite una penalità, non la subite, avete un guadagno. Staremo a vedere, sarà interessante. Ultimo giorno, anzi sesto giorno di 7, il percorso si chiama percorso della forza e qui chiaramente i buff si concentrano sui grandi danni e quindi aspettatevi sia poter rifare voi, magari non si sa mai, sia ovviamente subire grandi danni e questo sicuramente non ci fa sorridere. Allora, andiamo a vedere naturalmente anche che cosa c'è il settimo giorno. Quando arriverà il settimo giorno, le cose cambieranno un po' a livello di regole, nel senso, quando apparirà il settimo giorno, ci sarà un evento extra che si chiamerà Percorso dell'Infinito e qui, anzi, parentesi per i fan Marvel, Percorso dell'Infinito. Raga, al momento, almeno nei film, sono apparse un tot di gemme dell'infinito, ne manca una. La vedremo sicuramente, quasi sicuramente, in questo film di Black Panther, prima che arrivi Avengers Infinity War. Comunque, percorso dell'infinito. Percorso dell'infinito vi darà la possibilità di entrare, badate bene, una volta per ogni difficoltà. Quindi è diverso rispetto ai 6 giorni precedenti. Potete fare un tentativo per ogni difficoltà. Chiaramente, se lo sbagliate, l'uscite, addio premi e addio possibilità di riprovarlo a quella difficoltà, ma quantomeno avete un tentativo per ogni singola difficoltà. Ovviamente qui dice che i combattimenti saranno più difficili, ovvio, ce lo dovevamo immaginare, però chiaramente anche le ricompense saranno maggiori. Quindi, naturalmente è buono sapersi che almeno il settimo giorno ci possiamo fare tutte e quattro le difficoltà per collezionare più punti possibile e più premi possibile. Altra notizia importante. In base naturalmente alla difficoltà che avrete scelto, potete fare i 6 eventi precedenti solamente una volta, però ogni volta che finirete uno di questi eventi riceverete comunque sempre in premio un oggetto chiamato Essenza. Assomiglia un po' a quello dei mesi scorsi quando c'era l'evento di Mephisto. Adesso ve lo spiego meglio. L'evento, cioè scusate, l'oggetto di Essenza, questa Essenza qui, la potrete usare solo e soltanto, a quanto pare, nel settimo giorno. Nel settimo giorno la potrete usare perché l'evento del settimo giorno sarà composto di 6 combattimenti, presi ciascuno dai 6 giorni precedenti, e qui potrete scegliere di attivare la vostra essenza. Ovviamente, da come si vede qua sul sito americano, queste essenze corrispondono al tipo, ad esempio, di percorso. Mettiamo caso, voi finite il percorso del cuore. Vi dà un'essenza le cui capacità sono quelle, ad esempio, parlando sempre ad esempio di quella del percorso del cuore, qua dice periodicamente innesca un sovraccarico arc, rigenerando la salute del tuo campione durante un combattimento. Quindi, molto utili. Questi aiuteranno sicuramente tutti poi a poter completare anche l'evento del settimo giorno. Quando l'evento del settimo giorno si sarà concluso, poi chiaramente il ciclo riparte da zero e si riparte con altri 7 giorni. E ora via le informazioni che tutti stanno aspettando. Quanto mi costa? Che premi mi dà? Cosa trovo? Allora, quanto costa? Percorso facile, un'energia a passo vi ruba. Il medio ve ne ruba 2, il difficile ve ne ruba 3, il maestro ve ne ruba 4. Ragazzi, sono tante. Quindi, chiaramente, se avete qualche scorta di refill energia, teneteveli. Oh, per carità, in 24 ore si fa lo stesso. Però, se avete fretta, serve qualche refill energia. C'è un limite di tempo per questa sfida? Beh, al di là delle 24 ore di tempo, no, nel senso, a parte il fatto che avete 24 ore per fare questa sfida una volta che ci entrate dentro, no, quindi non preoccupatevi, non avete un'ora, due, avete 24 ore da quando entrate, anzi, da quando si attiva questa sfida, non da quando entrate, perché chiaramente questa sfida è periodica, dura un giorno ciascuna, se voi vi prendete alla 23esima ora del primo giorno, chiaramente avrete solamente un'ora per completarlo. Punto. Dopodiché scatta l'evento successivo. Adesso andiamo a vederci altri dati importanti.
e cioè andiamo a vedere che cosa fanno le varie essenze che ci vengono date nei primi 6 giorni di questa sfida. Allora, l'essenza del cuore l'abbiamo già trattata, ma andiamo più nello specifico. Qua dice: il tuo campione innesca un sovraccarico arco ogni 20 secondi, rigenerando 25% della sua salute base nell'arco di 6 secondi. Beh, utile, questa è utile, questa può servire parecchio per concludere uno scontro. Essenza della pazienza. Il tuo campione, questa è quella che ricevete il secondo giorno. Il tuo campione, gli attacchi speciali del tuo campione aumentano in danno del 10% ogni 10 secondi. Molto carina anche questa, veramente interessante. E anche quelle successive non scherzano. Abbiamo l'essenza della forza, quella che riceverete il terzo giorno praticamente. Il tuo campione alterna ciclicamente resistenza fisica ed resistenza energia ogni 8 secondi, ma qui ce lo dovevamo aspettare. Essenza della volontà, questa è quella che ricevete il quarto giorno, il tuo campione ottiene il 100% in più di potere dai suoi attacchi o quando viene colpito. Essenza della conoscenza, quella del quinto giorno, il tuo campione ha il 7% di chance di evadere tutti gli attacchi e lasciare il tuo avversario stordito per un secondo. L'ultimo giorno, il sesto, c'è l'essenza della forza, il tuo campione riceve un 200% in più di aumento dell'attacco base, basato in base alla sua salute persa. Quindi cosa significa? Allora, che il tuo campione riceve fino a 200% di incremento di attacco in base alla salute persa, un po' come sta facendo Hulk da risvegliato, che in base alla quantità di salute persa aumenta sempre di più il suo attacco. Tutti questi boost qui alla fine sono particolarmente utili e ci dicono anche una cosa interessante: sicuramente se ce li hanno dati tutti, purtroppo serviranno tutti. Anche magari, non dico a tutti noi chiaramente, ma ai giocatori magari che hanno iniziato, che vogliono cimentarsi come nuova esperienza nelle difficoltà più complesse, questi boost possono tornare veramente particolarmente utili. Vi ricordo però che possono essere usati solo e soltanto all'interno di questa sfida particolare del re e solo nel settimo giorno, non durante gli altri sei. Ultima cosa importante. C'è un problema se io mi perdo uno di questi 6 giorni? No, in realtà no, vi siete persi solamente i premi di quel giorno lì, potete procedere e partecipare agli altri giorni successivi. Ricordo anche, naturalmente, che cosa? Che tipo di nemici ci aspettano? Ah, un'altra cosa prima di cominciare su questo: le essenze si possono sommare, quindi potete usare più di un'essenza in un unico combattimento, sempre il settimo giorno, e parliamo sempre solo del settimo giorno, ma potete usare più di un'essenza nell'arco dello stesso combattimento, magari per superare un nemico particolarmente duro da buttare giù. Adesso andiamo a vedere che tipo di nemici ci aspettano durante questo tipo di incontri particolari. Allora, durante i vari eventi giornalieri, ogni giorno prevede dei nemici diversi. Allora, il percorso del cuore, avremo la possibilità di trovarci davanti a Iron Patriot, X-23, Wolverine, Ultron, King Groot, Dottor Voodoo, Green Goblin, Cable, Iron Man Superiore e Deadpool. Il secondo giorno, cioè il percorso del tempo, avremo davanti Green Goblin, Hyperion, Thor, Groot, Kingpin, Killmonger, quindi avremo anche un assaggio di questo nuovo personaggio, Angela, Mordo, Crossbones, Black Panther, Civil War. Terzo giorno, percorso della resistenza: Black Panther, Civil War, Hulk Rosso, Colosso, Ultron, Hulkbuster, Howard il Papero, Iron Man, Iron Patriot, Kang, notevole ritorno di Kang, War Machine. Quarto giorno, percorso dello spirito, avremo davanti Mordo, Scarlet, Fenomeno, poi avremo Hyperion, Blade, Winter Soldier, Visione, Visione classico, quello di Age of Ultron anche, Magic e Hawkeye, cioè Occhi di Falco. Il quinto giorno, il percorso della conoscenza, avremo da affrontare Black Panther, Civil War, Mordo, Rogue, Groot, Quake, Yellow Jacket, Void, Doctor Strange, Hela e Thor Ragnarok. E l'ultimo giorno, quello del percorso della forza, ci troveremo davanti Hulk, Medusa, Star-Lord, Spider-Man simbionte, Pugno d'Acciaio, Fenomeno, Thor, Drax e Spidey Stark. Come ulteriore informazione, vediamo che livello potremmo trovarci di fronte a questi nemici, di che livello saranno. Allora, qui parliamo sempre dei giorni dall'1 al 6, il settimo è diverso. Sulla difficoltà facile ci troveremo ad affrontare solamente campioni 2 stelle, rango 1, livello 5 con l'abilità 5.
Difficoltà media avremo di fronte campioni 3 stelle di rango 2, livello 10, con abilità risvegliata 10. In difficile troveremo di fronte dei 4 stelle rango 3, livello 15, con abilità 25, quindi ancora molto fattibile. A livello di esperto le cose diventeranno un pochino più complesse perché ci troveremo di fronte comunque dei personaggi 5 stelle rango 3-45, quindi rango 3 maxati, con livello di abilità 100. Il settimo giorno invece ecco le cose un po' diverse, abbiamo in difficoltà facile sempre campioni 2 stelle rango 1, livello 10 con abilità a livello 10, in medio campioni 3 stelle rango 2, livello 20 con abilità 25, in difficile campioni 4 stelle rango 3 su 30 con abilità 99 e in maestro campioni 5 stelle rango 4 55, quindi rango 4 maxato con abilità 200, ragazzi questi menano. Quindi fate attenzione chiaramente a questo livello del gioco, l'ultimo giorno, il settimo, sarà chiaramente più complesso. E come buff cosa andremo a trovarci di fronte? Beh, allora, sempre in base alle difficoltà, diciamo, allora io direi saltiamo direttamente la difficoltà facile e media che ragazzi è veramente molto 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 semplice, andiamo a vederci che tipo di buff ci saranno nella difficoltà difficile maestro. Sul percorso del cuore avremo sulla difficile un più 150% boost campione e 150% recupero salute. Sulla difficoltà maestro un 200% boost campione, 200% recupero salute e sovraccarico arc. Su quello del tempo, attenzione, qui una piccola nota da parte loro, dice un limite di tempo del combattimento in sé di 3 minuti, ok? Quindi più o meno come in AQ, ok? È semplice. Stiamo solo attenti al cronometro. In difficile avremo un 100% boost campione, poi una durata doppia dei buff, anche dei debuff, e tuono roboante, quello che aumenta il danno ogni 10 secondi. Sulla difficoltà maestro, stessa cosa, solo durata dei buff triplicata anziché raddoppiata, sempre tuono roboante e 150% di boost campione. Il percorso della resistenza, in difficile abbiamo un 100% boost campione, più 66% armatura e adattiva, nel senso si adatta come resistenza fisica ed energia. Sulla difficoltà maestro 150% boost campione, 90% armatura, più 40% di resistenza fisica ed energia, e questo già darà un po' fastidio, ma ancora è fattibile. Percorso dello spirito abbiamo sempre sulla difficoltà difficile 100% boost campione e poi la mentalità, anzi Prey on the Weak e Plagued Mind. Ok, quindi praticamente questo sarebbe sopruso sul debole e mentalità piegata. Raga, purtroppo questo non mi ricordo sinceramente dall'inglese il significato di questo buff. Comunque questo ce l'avremo in difficile e in maestro avremo un 150% boost campione, di nuovo sopruso sul debole e questa volta anziché un 2, un 3 su mentalità piegata. Poi, percorso della conoscenza. Conoscenza, allora abbiamo sulla difficoltà difficile un 100% boost campione, poi avremo forza bruta e mesmerize. Anche qui mesmerize, dopo andrò a controllarmelo, se avrete domande io ve lo farò, vi darò la traduzione, poi scrivetemi pure in privato. Sulla difficoltà maestro un 150% boost campione, mesmerize e flagello, attenzione, ecco qua, flagello chiaramente, questo è fastidioso, ricordatevi sempre come si fa ad affrontare flagello, fate molta attenzione, dovete ripassargli flagello appena il timer scade, altrimenti vi fa un sacco di danni. Ultimo percorso della forza, in difficoltà difficile avremo un 100% boost campione, furia, true strike, praticamente colpo diretto, quindi non potete evadere, e un più 50% di attacco. Sulla difficoltà maestro avremo un più 150% boost campione, furia, colpo diretto, più 100% attacco. Ultima cosa, alla fine avremo il settimo evento. Nel settimo evento, siccome è composto alla fine di 6 scontri, uno per ogni giorno, ognuno di quei 6 scontri avrà il buff relativo a quel giorno, quindi quelli che vi ho appena letto in base alla difficoltà, più un ulteriore 200% boost campione. Adesso andiamo a vederci quello che interessa penso di più a tutti quanti, quali sono le ricompense alla fine. Come ricompense
Allora, attenzione, qua dice, abbiamo adesso una lista chiaramente delle varie ricompense da giorno 1 a giorno 6 con una particolare clausola, c'è un 50% di chance di ottenere le pietre evolutive e anche eventualmente un 50% di chance di acquisire i vari tipi di ISO, praticamente come era nel laboratorio di Modok alla fine. Adesso andiamo a vederci, saltando chiaramente la difficoltà facile che paga Maluccio veramente, di cui veramente vi sconsiglio di partecipare a chiunque, qualunque player di qualsiasi livello, per favore si butti almeno dalla difficoltà media in poi. Allora, dal giorno 1 al giorno 6 avremo come possibilità sicure ottenibili, avremo 100 schegge di cristallo 3 stelle per la difficoltà media, poi avremo un cataclasse 3, poi avremo... Anzi, scusate, frammenti di cataclasse 3. Sembrava troppo bello. Frammenti di cataclasse 3. Poi un 50% di chance di ottenere una pietra evolutiva 3 stelle e sicuro garantito un'essenza. Dopodiché, in difficoltà difficile avremo schegge 100 4 stelle, frammenti di cataclasse 4. Un 50% di chance di una pietra evolutiva a 4 stelle e un'essenza. L'essenza alla fine è garantita sempre, anche adesso in difficoltà maestro. In maestro riceveremo 300 schegge 5 stelle garantite, frammenti di cataclasse 4 e un 50% di possibilità di una pietra evolutiva 5 stelle. Quindi, come vedete, i premi sono veramente golosi. Se fate tutti gli eventi, è interessante, vi portate a casa un bel po' di materiale, ma veramente tanto. Anche perché facendosi solo due conti al volo, sono comunque 300 schegge 5 stelle per 6 giorni, quindi fa 1800 per 4 volte di fila questa cosa qua. Quindi ragazzi, ricordatevi che già solo così vi portate a casa 7200 schegge 5 stelle. Molto molto interessante. Ricordatevi che adesso infatti andiamo a vederci anche i premi che ci dà il settimo giorno, facciamo un conto, una somma totale e vediamo che saltano fuori delle cose veramente fatte bene. Nel senso, in difficoltà media avremo 400 schegge 3 stelle, un cristallo sempre con i frammenti di cataclasse 3 e la possibilità garantita di due gemme, di due pietre evolutive 3 stelle. Dopodiché, in difficoltà difficile, 400 schegge 4 stelle, sempre frammenti di cataclasse 4 e due pietre evolutive 4 stelle. Dopodiché, in difficoltà maestro avremo 700 schegge 5 stelle, frammenti 2 cristalli con frammenti di cataclasse 4 e 2 pietre evolutive 5 stelle. Perciò attenzione, se andiamo a sommare le 7200 schegge di prima, le 700 che ci dà per ogni singolo settimo giorno, quindi alla fine 7 per 4, 28, guarda caso proprio andiamo a cadere sulle 10.000 schegge totali. Quindi se facciamo tutti gli eventi in difficoltà maestro, anche solo magari spendendo qualche pozione o rianima in più, raga, vi portate a casa a fine mese garantito il vostro bel 5 stelle completo. Un cristallo 5 stelle vi si forma garantito. Anche con i cristalli 4 stelle non si scherza, i premi sono veramente molto buoni, quindi ricordatevi che come per il laboratorio di Modok questa cosa qui conviene e conviene veramente parecchio. Quindi dateci dentro con questo evento qui, ricordatevi quanta energia vi costa e cercate di bilanciare naturalmente nell'arco della giornata e dei giorni successivi il tipo di energia che vi serve spendere di qua o di là. E per concludere un'ultima, ma comunque molto importante informazione, anche qui premi gustosi, perché per ogni difficoltà che voi giocherete, chiaramente più si va verso la maestro e meglio è per ricevere i premi buoni, avrete una chance di ottenere delle schegge di cristallo premium, ma anche la possibilità di ottenere un cristallo wakandiano definitivo. Cosa contiene questo cristallo? Quindi anche lì il mio consiglio è fatevi la difficoltà difficile o maestro, possibilmente maestro, così questi premi buoni vi arrivano quasi sicuramente. Questo cristallo definitivo wakandiano contiene ROI 3 stelle con una chance di ottenerli anche 4 stelle, ma attenzione, qui è interessante, la lista è questa e c'è anche uno nuovo, perché abbiamo Black Panther Civil War, Tempesta, Capitan America Seconda Guerra Mondiale, Winter Soldier, Iron Man, Vedova Nera, Hulk, War Machine, Falcon e Killmonger. Quindi, raga, attenzione, vi beccate volendo, se avete tanta, tanta fortuna,
Dal cristallo definitivo wakandiano potete addirittura pescare Killmonger 4 stelle, e mica una volta magari, perché comunque ve lo dà, in base alle volte che giocate, avete una chance di beccarvi questo cristallo ogni volta. Quindi ricordatevi questo, è molto importante partecipare a tutto, partecipare sempre. Ovviamente, come al solito qua, adesso nella descrizione del video trovate tutti i link al mio canale Telegram, al mio contatto privato Telegram, dove potete, soprattutto in questo caso, scrivermi riguardo a domande su questo evento, se avete ancora qualche dubbio o curiosità. Potete, come al solito, mandarmi i vostri bug per l'angolo dei bug, le vostre imprese epiche o le vostre richieste, nel senso la vostra ally, ad esempio, recluta, vi metto un po' di visibilità e metto un annuncio per voi. Trovate anche naturalmente il link al mio blog Tumblr, consultabile anche da PC. Chi invece non ha Telegram, come al solito, lasci qua i commenti sul video, qua su YouTube, lasci un like e condivida. E noi, ragazzi, ci rivediamo la prossima volta per un nuovo video riguardo al secondo evento che ci sarà questo mese. Buona lotta a tutti!